Piero, poi vino bianco per me, grazie. Non c'è Nino. Piero, quando puoi. Cioè, me lo fa impazzissimo. Piero, poi vino bianco per me, grazie. Ma Peppuccio si è visto. Aspettiamo 5 minuti. Il mio tipo di lavorare a questa piazza è semplice. Si entra qua senza una idea. E poi si uscire il radar così, e poi si sente una cosa molto calda, e qua ci sono io. Solo questa cosa fatta, io ho cambiato qua niente, e non volevo cambiare una cosa, io ho preso con me. Solo ho cambiato la luce per un attimo, le forme, i colori dei rifiuti per esempio, i colori dei pensieri della gente, dei abitanti della Piazza Garfield. Questa è la luce o i colori come volete, e con questo si deve creare una bella cosa. Come per esempio il vostro Peppuccio, quella grida ai primi giorni, tutta la giornata, allora si deve mettere la luce giustamente, con i colori giustamente, è subito tutto più bello. Il cuore della Vuccioria è il cuore, era una volta il cuore commerciale della città di Palermo. Le prime banche della città erano in questa piazza, allora i quartieri dei stranieri, quelle hanno dominato. Gli ultimi 500 anni Palermo erano anche qua. E per me è un bellissimo luogo perché ci sono tre palazzi nobili qua. Però questo è solo il 50% di cosa voi vedete fuori. Gli altri 50% sono gli abitanti della Piazza Garfield. Uno dei abitanti della Piazza Garfield, fino a un anno fa, è stato Peppuccio. E si dice sul Peppuccio, è una storia, è vero o no? Non è importante perché è una bella storia. Si dice che lui era un psicologo. E quello ha fatto cominci in tante università, in giro d'Italia, in alcuni hotels, sull'uomo che vive nel casino. Questo era il suo tema. E quando lui era sul viaggio per fare questo cominci, lui è trovato per caso la Vuccioria e lui ha visto il casino perfetto, il caos. E poi non ha fatto più i suoi cominci su diversi posti. Ha scelto subito al giorno stesso, qua voglio vivere. Che idiota lui è stato, perché lui parla di cose e fa teorie e tutte queste cose, quando lui vuole cambiare o trasformare cosa lui lo sa nel suo cervello, nella pratica. E così lui ha trovato il suo magazzino dove lui viveva fino a un anno e vive il casino più come tutti gli altri. Di più, come negli ultimi 5 o 6 anni lui aveva solo e rimane solo con una frequenza. Oh, tutto il giorno lui parla. Oh. Lui non ha bisogno più di parole. Quando lui serve una cosa o lui non vuole una cosa, lui dice. Oh. Passeggiavo con la speranza di trovare qualcosa che ancora non sapevo. E mi sono seduta alla Taverna Azzurra, erano le 7:30. E mi sono messa a guardare in giro cosa succedeva e ho visto appunto che arrivava Peppuccio e proprio l'ingresso è stato molto scenico perché era inverno, quindi c'era già molto buio e il vicolo via Maccheronai era completamente in ombra e pian piano è venuta fuori questa figura.
Io l'ho conosciuto a metà anni 90, si è presentato come direttore dei manicomi. Chiavera? No? Perché è un anarchico coronato, è aristocratico. Una volta l'ho sentito parlare in francese in taverna con... Sa, qualche cosa di francese lo mastica bene. Poi insomma, espedienti, contrabbando, forse, insomma, una cosa così, diciamo... Era uno di tutto. Uno di tutto. Peppuccio Frici, un malandrino, un fissa, un ladro... Un finto malandrino. Tutto, tutto. Peppuccio... È un teatrante, è un teatrante. Peppuccio un tempo faceva praticamente il corriere delle sigarette di contrabbando che venivano prodotte in Albania, le Marlboro, queste che venivano vendute nei mercati, era una cosa che si sa. Praticamente Peppuccio andava a Brindisi a comprare per conto dei mercatisti, al dettaglio della bucceria di Ballarò, andava a Brindisi a prendere le casse di sigarette per portarle a Palermo. E aveva avuto questo espediente che aveva scritto nelle fiancate del furgone con cui si recava in Brindisi, e aveva scritto la fiancata del furgone, una bella targa, avevo scritto 3 scope 1000 lire, con un apparecchietto per mandare la voce, e così lui viaggiava tranquillo perché dovunque passasse c'erano delle pattuglie di polizia, di carabinieri, praticamente era un venditore ambulante di scope. Mi racconta però che un giorno a Sant'Agata di Militello lo fermò una pattuglia di carabinieri, e la pattuglia dei carabinieri, c'era un maresciallo che era di quelli, insomma, che la sapeva lunga, lo fermò e gli disse: lei che trasporta? Maresciallo, non vedi che trasporto? Scope, 3 scope 1000 lire, oh, che cosa vuole che... Noi venditori ambulanti siamo. E lui gli disse: maresciallo, apra il portellone del furgone. Nel furgone, dopo aver messo le casse di sigarette, lui metteva delle scatole di scope per coprire il trasporto reale. E per cui apriva il portellone, dice: vede, scope noi ci trasportiamo. E il maresciallo, però, che era uno di quelli che la sapeva lunga, appunto, odorò il furgone e disse: qua sento odore di sigarette. E allora lui giustamente capì come funzionava la cosa, prese 2 stecche di sigarette e gliele diede. E il maresciallo gli disse: l'ha puntato pure, cioè, ci si è appuntato, ha voluto una scopa, ci vuole fare la scopata a suo mogliere. Peppuccio entra a far parte della galleria dei personaggi di Cipriano Maresco nel momento in cui stavamo girando le puntate per la 7, che aveva come titolo Ai confini della pietà. Già c'era un personaggio che era stato visto l'anno precedente, sempre sulla 7, però con I migliori nani della nostra vita, che interpretava questa parte, cioè interpretava se stesso, questo personaggio un po' alticcio, diciamo, che invocava questa birra che gli dovesse arrivare da Berlusconi e così via. In quell'occasione, invece, gli autori volevano affiancare una sorta di spalla a questo personaggio, e così mi venne spontaneo e naturale pensare a Peppuccio, e quindi lo presi, lo portai sul set, e lì poi nacque questo duetto dove inizialmente doveva essere la spalla di quell'altro, ma lui con le sue battute, anche col suo tono molto forte, violento, arrogante, e divenne il protagonista invece. Una volta in cui alle 2 di notte, in una piazza rumorosa di un sabato sera invernale, Peppuccio ha deciso che tutti dovevano stare in silenzio e girava di gruppo in gruppo, di persona in persona, pregandoli di restare per un secondo in silenzio, e tutti ridevano, in qualche modo lo prendevano in giro, e anche quando si è avvicinato a me dicendomi: zitta, stai zitta un momento, la prima reazione che ho avuto è stata quella di sorridere,
Poi però mi sono chiesta se in quella piazza affollata, con quel rumore a volte senza senso delle chiacchiere di un sabato sera, di un sabato notte, tutti fossero restati in silenzio, allora la scena sarebbe stata davvero poetica e forse quel sabato avrebbe avuto più senso di tanti altri. Quella è Ciccio. Quella era l'uomo dei signori, Ciccio Lopresti. Questa è la prima persona dove io ho fatto comunicazione, e il suo figlio, alla Piazza Raffaello, quando ho cominciato per fare i fiori. Questo per esempio bianco, non c'è più bianco ora, la cane della Piazza Raffaello da 2 anni morto. E questo è il cane Killa, e quello è il cane di Pepuccio. E questa, quando Pepuccio dormiva dentro, qua giù nella sua casa, Killa sempre dormiva alla porta per la sua sicurezza. Questo dovrebbe essere il cane di Peppuccio. Iddo padrone di... è il padrone di Peppuccio. Che lo controlla, dice se è qua, tutto a posto, e poi si va a passeggiare. Sente l'odore e si sta allontana. E poi dice che sale su Peppuccio per seminarlo, sale sopra l'autobus. E scende 2 fermate dopo perché Iddo ha seguito sempre. Meraviglia. Killer, il cane più pacifico del mondo, però. Però c'è un altro, la cosa lo chiama poi Berlusconi, però. Ecco, quello bianco è Massimo l'ha salvato, che era tutto male combinato. Quello lo chiama Berlusconi. Questo invece si sa sempre dietro, infatti che se la polizia lui lo cerca, o già va sopra. Minchia, vai sopra. Ok. Tu lo sai chi era qua dentro? Peppuccio. E dov'è? È morto. Di chi? È morto. Vabbè. Allora, qua viveva Peppuccio fino all'ultimo agosto. Lui era sopra. Questo era il suo ingresso. Qua era la sua terrazza. E quando lui bruciava tutto, lui è stato qua con i capelli del fuoco. La gente del quartiere è venuto qua e gridava. Peppuccio, Peppuccio, non ti brucia. E lui ha detto a tutti, io mi voglio bruciare con la mia casa. C'è venuto una delle gente, si chiamava Sergio, andava sul motore e poi così, è uscito lui con i capelli e portava giù. E quando lui era giù, è stata un'esplosione enorme dentro la sua casa, forse una bombola di gas, chissà. E dopo l'esplosione sono uscite di più 100 topi, e sono tutti in direzione spariti, e la gente gridava. E questo era il suo finale del suo domicilio. Questo è stato qua. Un vicino a casa con grandi rumori 24 ore. Ci assomiglia molto. Ma secondo me non è lui. Che vuoi? E questo è Peppuccio. Questo è un ritratto. C'è un periodo, fine anni 90, che avevo deciso di fare una serie di ritratti dei personaggi che frequentavano la Taverna Azzurra. E ho battezzato questa ciurma utopica i tavernicoli, perché immaginavo la Taverna Azzurra come una caverna dove si aggiravano queste ombre un po'. E uno di questi era Peppuccio, che... Per me era impossibile invitare questi personaggi a studio e fargli il ritratto così alla prima, canonico. Cioè, veramente, quando si vedeva inquadrato, subito si metteva la mano davanti
Infatti ho una decina di fotografie sue sempre con sta mano davanti. E quindi feci questa serie di ritratti e Peppuccio è l'unico che ho ritratto con la mano davanti, come se sbircia dietro la mano, nudo e crudo. Una bella faccia, una bella maschera segnata. Lui è sempre in scena ma non c'è, cioè comunque si tira fuori, cioè una presenza costante anche quando non lo vedi, è nell'aria, diciamo, Peppuccio. E poi c'è la serie dei Tavernicoli, è uscito fuori sto giallino un po' epatico, insomma, non mi dispiace. Una volta mi hanno raccontato i ragazzi, perché la Vucceria è sempre stata frequentata da ragazzi, da studenti, che avevano trovato all'epoca un viaggio per Londra a un prezzo molto, molto conveniente e fecero il biglietto pure per Peppuccio, solo volevo portare a Londra per un weekend, un due giorni, tre giorni, quello che poteva essere questa cosa, questo volo charter. E Peppuccio naturalmente era molto felice di stare, perché lui piace molto stare con i ragazzi, sta soprattutto con i ragazzi, e partì e andò con loro, si organizzò questo viaggio. Peppuccio arrivò in aeroporto assieme ai ragazzi con un bidoncino di vino che conteneva 5 litri di vino, perché lui ama molto il vino. E a un certo punto, quando cominciarono a salire sulla scaletta dell'aereo, la hostess gli disse: ma lei che si sta portando? Lui: questo è il mio bagaglio a mano! Ed entrò e si portò le scorte di vino per Londra. Da principio andava a Firenze, a Bologna. Viaggiava spesso. A comprare rocce. Le prime monete qui alla Vucceria l'ha portato lui. Sì? Sì, le vendeva lui. Come monete? In che senso? Le monete queste... Monete antiche. Ah, monete antiche. Quando Guttuso doveva andare a mangiare al ristorante... Chiamava Peppuccio. Veniva a prendere a lui per mangiare con lui. Me l'hanno detto. Lui c'ha le foto. Me l'hanno detto, che ha conosciuto Guttuso. Era amico intimo, ci andava per a casa. No, ha conosciuto. A Bagheria? No, a Palermo. A Palermo. Peppuccio veniva allo Shanghai, dove lo Shanghai, la trattoria, era gestita da mio papà, dalla nostra famiglia, e proprio in quel periodo che lui veniva così amichevolmente a trovare mio padre, si ritrovò a conoscere personaggi come Renato Guttuso, che mi pare che sia negli anni 80 Guttuso veniva lì a trovare mio papà, che erano amici da sempre, dai periodi di Bagheria, e lì fra un bicchiere e l'altro, fra un piatto con le sardine, un calamare al forno, gli venne l'idea di fare il quadro della Vucceria. Quando Renato Guttuso, grandissimo pittore, era a Palermo, verteva molto sulla Vucceria, anzi viveva solo qua praticamente, e Peppuccio era l'uomo di fiducia di Renato Guttuso, lui era il suo segretario, il suo amico, quello che lo accompagnava in giro. Io ero con un mio amico che già lo conosceva e lui mi ha detto: ma lo sai che lui si dice che sia in realtà il pescivendolo ritratto da Guttuso nel suo quadro La Vucceria, anche se molti dicono che quello sia lo stesso Guttuso. Questo mio amico mi ha detto: guarda, ora te lo faccio raccontare. Lui era abbastanza nervoso quel giorno, però gli ha chiesto: Peppuccio, mi fai vedere le foto con Guttuso? E lui è uscito questo blocchetto di foto
che effettivamente ritraevano la vucceria quando ancora era mercato, pieno di roba da mangiare, pieno di gente, in pieno giorno, ed effettivamente c'era Guttuso che con tutta la gente del quartiere era seduto a un tavolino mentre la gente giocava a carte e si faceva appunto fotografare, pare dallo stesso Peppuccio. Che lui abbia avuto rapporti con Guttuso o altri, io non lo so, probabilmente sì, però io non lo so. È certo però che alcuni anni fa, pochissimi anni fa, proprio all'oratorio di San Lorenzo a Palermo, Peppuccio è stato, diciamo, il protagonista di una mostra che realizzò Igor Scalisi Palminteri, dove c'è raffigurato in un enorme quadro proprio Peppuccio in maniera, diciamo, mostruosa, e con una installazione ai piedi di questo enorme quadro dove i protagonisti erano dei bambini. La mia ricerca pittorica da sempre si è incentrata su una ricerca contemporanea della santità. La santità intesa proprio considerata da un punto di vista religioso. Proprio i santi, quelli che stanno dentro le nicchie, quelli lì. Il mio tentativo è stato sempre quello di far scendere dalla nicchia il santo, nella considerazione che tutti siamo santi o tutti possiamo essere santi, e non di quelli che fanno i miracoli, ma che in qualche modo di chi ha a che fare con l'amore, ecco. E Peppuccio, nel mio immaginario, forse perverso, non lo so, è l'emblema di questa cosa qui, perché nell'aspetto è assolutamente ciò che non si direbbe santo. Questa visione probabilmente, oserei dire, è molto caravaggesca, perché Michelangelo sceglieva questi personaggi comuni che poi diventavano i soggetti dei suoi dipinti, e per questo dalla critica del tempo veniva sicuramente censurato. Dalla Chiesa veniva inizialmente censurato, i suoi santi erano troppo umani. Ecco, prendendo, diciamo così, ispirazione da questa cosa, Peppuccio per me è assolutamente un santo molto umano. Peppuccio nel suo essere è un artista, perché lui sa dipingere molto bene. Io ricordo che lui ha fatto una volta un murales che lui abitava di fronte a casa mia, qua in via Cortellieri. Ha fatto un murales incredibile, un serpente con i denti, ma talmente bello. Il padrone di casa dice: no, lei non può imbrattare la casa così. Pago manzera e quindi lei stava fuori cazzo sua. E quindi ha fatto questo serpente bellissimo, un balcone che prendeva quasi tutta la casa, questo serpente che serpeggiava, bello, bellissimo. Mi viene l'idea di realizzare questo grande angelo, il capo degli angeli, e lui era perfetto. Lui era perfetto perché aveva tutto ciò
che non hanno gli angeli, quindi questo corpo ormai devastato dall'età, e il colore scuro, e gli angeli sono candidi, insomma, in qualche modo era tutto ciò che volevo, perché era assolutamente in contrapposizione con gli angeli. Io credo che la vucciria senza di lui non avrebbe questa forza, questa potenza, non avrebbe questo colore, non avrebbe non avrebbe questa luce. Dopo aver dipinto questa grande tela di 1,5 metri x 3,5 metri, insomma, se non ricordo bene le dimensioni, ma grande, c'era questo peppuccio enorme che abbiamo chiamato Pepputto, e io non vedevo l'ora di raccontargli a Peppuccio che lo avevo dipinto. Quindi una sera l'ho incontrato in taverna e gli ho detto: Peppuccio, ti ricordi di me? Io ti ho dipinto. A mea, a tea.